20 minuti di follia nei racconti di Benno Neumar, il trentenne accusato di aver ucciso i genitori Laura e Peter a Bolzano il 4 gennaio scorso. La cronologia del delitto è stata ricostruita dal figlio trentenne, ora in carcere con l'accusa di duplice omicidio, mentre gli inquirenti indagano sulla possibilità di una premeditazione. «Papà mi rinfacciava che non valevo niente», racconta il giovane nei verbali riportati dal Corriere della Sera. «Si parlava delle mie responsabilità di mia sorella, mi sono sentito alle strette, mi sono rifugiato in camera mia. A quel punto vengo incalzato, anche se volevo stare in pace, volevo solo il silenzio, così l'ho zittito. Ho preso dalla bacinella di plastica dei miei attrezzi la prima corda di arrampicata che ho trovato. L'ho zittito con una corda, eravamo in corridoio. Siamo cascati insieme per terra e non so se l'ho strozzato da dietro o da davanti. Ho stretto molto forte, poi sono rimasto seduto sdraiato in corridoio. Ha suonato il cellulare e probabilmente ho risposto. Poi mi sono sentito di nuovo agitato quando ho sentito il rumore del cellulare e del chiavistello. Mi sono mosso verso la porta con ancora il cordino in mano. Mia mamma è entrata in casa e mi è venuto di fare la stessa cosa senza neppure salutarla».